giocato fuori gioca a 5. Mannaggia! Sarebbe stato più giusto. Il calcio è imprevedibile, altalenante, vario e variegato. Mercoledì in 8 minuti ci siamo complicati la vita e oggi sul gol abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, perché sul pallone del portiere subito Orlando ha messo la palla dentro. Innanzitutto parto da una premessa, che non è facile affrontare una partita dopo un KO simile come quello di mercoledì, e quindi vincere questa partita è importante sotto l'aspetto morale, perché tre gol in 8 minuti ti tagliano le gambe a qualsiasi persona. E oggi abbiamo fatto una partita attenta, non è che abbiamo rischiato moltissimo, alla fine abbiamo trovato il gol, perché al secondo tempo, diciamo, un po' più di campo rispetto al primo tempo l'abbiamo preso. Momento di grosso scoramento, sicuramente tocca ripartire, però in questo momento siamo in grossa difficoltà. No, ripartire per le 8 partite che mancano, perché ti ripeto, è un po' che facciamo, a parte campo basso e fondi, le prestazioni c'erano state, però purtroppo non viene risultato, quindi non lo so, bisogna trovare qualche soluzione. Ma io non credo che sono le ultime due che possano decidere, perché possono decidere se le perdiamo tutte e due, e allora diventa decisiva rischiare anche di retrocedere direttamente. Però ancora manca tanto, le 4 partite che abbiamo in casa sono 4 scontri diretti e ti ripeto, non è compromesso nulla, però è normale che con questa media, con questa andatura si rischia di retrocedere. Ma non è una questione di serenità, io sta settimana, dopo la partita campo basso, abbiamo analizzato tutto con il presidente, con la squadra, e c'è sta grosso senso di responsabilità e soprattutto di stare in difficoltà, perché non stiamo facendo il massimo. Però dopo prestazioni come quella di oggi ti accorgi un attimino che anche la fortuna non è dalla nostra parte, quindi bisogna ripartire, come diciamo sempre da 5 partite a sta parte, bisogna ripartire. Certo è dura, molto dura.